Signori, buongiorno, buongiorno, auguri e benvenuti qui nell'aula del Senato di Palazzo Madama a Roma. È il concerto di Natale del Senato, che ormai è una tradizione consolidata, siamo arrivati alla 26esima edizione e si è sempre svolto così nel calore di un'aula gremita, ma quest'anno forse con un significato in più, visto che mercoledì scorso l'UNESCO ha dichiarato il canto lirico italiano patrimonio immateriale dell'umanità. Un grandissimo risultato che davvero fa onore ad una tradizione grandissima del nostro paese, che porta il nome dell'Italia, la lingua italiana e la nostra cultura ovunque nel mondo, creando veramente in tutti noi un grandissimo orgoglio. Oggi guardate che colpo d'occhio straordinario, perché protagonista musicale di questa giornata sarà la Fondazione Arena di Verona con la sua orchestra e il suo coro. Naturalmente va detto che l'Arena di Verona, che come sapete è credo il teatro lirico all'aperto più grande del mondo, ha in realtà un organico enorme, sono circa 300 elementi, oggi 300 qui non c'entravano, quindi siamo una rappresentanza di 100 elementi, però davvero se guardate qui accanto a me il coro è una, veramente un'immagine potente di quello che è il prestigio, la bellezza di una fondazione guidata da una donna, tra l'altro, da Cecilia Gasdia, una fondazione che è un pezzo della nostra storia perché ormai ha più di 100 anni e quindi davvero rappresenta una continuità della nostra tradizione lirica. Quest'anno, se guardiamo adesso l'emiciclo, ve lo vediamo ancora una volta pieno di tantissime persone, sono deputati, senatori, capigruppo di tutti i gruppi politici del nostro Parlamento e poi sono presenti in aula anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, il Nunzio Apostolico in Italia, Cardinale Emil Schering, il Presidente della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, i ministri Guido Crosetto e Gennaro Sangiuliano. E stiamo attendendo adesso proprio l'arrivo del padrone di casa, del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ecco, scorterà il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Davvero un calorosissimo applauso ha accolto il nostro Presidente della Repubblica. Il coro diretto dal maestro Roberto Gabbiani è già pronto e il maestro Michele Spotti, eccolo, sale adesso sul podio, il giovanissimo maestro Michele Spotti sale sul podio per l'esecuzione dell'inno di Mameli che apre, come sempre, questo nostro concerto. Yeah.
Una grande emozione ascoltare l'inno eseguito da un coro così potente. E adesso attendiamo le parole del presidente Ignazio La Russa, che è il nostro padrone di casa quest'oggi. Eccolo, prenderà posto adesso in mezzo al coro proprio. Buongiorno a tutti, grazie veramente per l'accoglienza che avete riservato al Presidente della Repubblica e alla nostra iniziativa, che è arrivata al 26esimo anno. E desidero innanzitutto anch'io salutare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui rinnovo il vostro caloroso applauso. Grazie. Saluto Sua Eminenza il Cardinale Cerri, il Presidente del Consiglio, la mia amica Giorgia Meloni, che ringrazio per la presenza, il Presidente facente funzioni della Corte Costituzionale, Augusto Barbera, il rappresentante della Camera, Anna Rita Patriarca, i ministri Crosetto e San Giuliano, le autorità militari e civili presenti, e saluto i tanti che assieme a voi ci seguono da casa. Grazie a tutti. Un ringraziamento particolare, me lo consentite, va al sottosegretario Gianmarco Mazzi, che ha molto contribuito insieme a tanti altri amici, tra cui il professor Bozzetti, all'organizzazione di questa iniziativa, e saluto il segretario generale del Senato, che rappresenta tutta l'amministrazione. Quest'anno il concerto di Natale, del Santo Natale, consentitemi di chiamarlo così e spero che non dispiaccia a nessuno, celebra l'arte del canto lirico italiano, che ha appena ottenuto, come avete sentito, dall'UNESCO il prestigioso riconoscimento di patrimonio dell'umanità. Lo faremo ascoltando alcuni dei più grandi protagonisti dell'opera, da Giuseppe Verdi, che è stato senatore qui, quindi ha seduto in uno dei banchi ancora oggi presente, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini, siciliano come me, Gaetano Donizetti e Gioacchino Rossini. Le arie in programma saranno eseguite dall'orchestra e dal coro della Fondazione Arena di Verona e affidata a grandi artisti dell'opera italiana. Nel 150esimo anniversario della sua morte abbiamo voluto dedicare uno spazio centrale, importante, altrettanto importante della celebrazione della lirica, ad Alessandro Manzoni, che fu anche lui presente in quest'aula e uno dei più importanti padri della lingua italiana. Anch'egli fu quindi senatore e lo onoreremo con la lettura di alcune pagine dei Promessi Sposi, che saranno affidate, anche qui un altro ospite di eccezione, a Sergio Castellitto, che ringrazio e che spero apprezzerete tutti. È un modo per segnalare come per noi la nostra lingua rappresenti un fattore importante e irrinunciabile di unità e di coesione nazionale. Fa parte della nostra identità, e all'identità italiana credo che, come insegna il Presidente, dobbiamo essere tutti non solo fedeli ma uniti. Lo faremo ricordando con un doveroso pensiero chi soffre e coloro che anche a Natale saranno negli ospedali, nelle carceri, negli ospedali a prendersi cura dei malati, o ai tanti ragazzi e ragazze che in divisa lavorano per la nostra sicurezza ogni giorno, anche nei giorni in cui gli altri fanno festa, in Italia come all'estero. E poi voglio concludere con un ricordo che penso ci accomuni tutti. Voglio ricordare coloro che vivono questi giorni in guerra, alle tante vittime innocenti di una guerra che ancora oggi insanguina l'Europa e il Medio Oriente. A loro va la nostra speranza di pace, di una pace giusta
che dovrà arrivare il più presto possibile. Grazie per la vostra vicinanza e per la vostra partecipazione. Grazie al Presidente del Senato, e adesso facciamo parlare la musica, la grande musica italiana, cominciando da Rossini e dal suo Barbiere di Siviglia. Largo al Factotum è una delle arie di quelle che si fischiettano anche in maniera immodesta e maldestra a casa, perché è contagiosa, perché tutti la conosciamo, e verrà interpretata ed eseguita dal baritono Nicola Alaimo. E poi Una furtiva lacrima, dall'opera L'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti, sarà invece interpretata da Vittorio Grigolo. Lasciamo spazio alla musica. Sempre d'intorno in giro sta mia cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Rasoli e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasoli e pettini, al mio comando tutto qui sta. E la risorsa poi del mestiere con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la 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 la, col cavaliere, col la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, quella parrucca, questa la barba, quella sanguigna, questo biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, questa la barba, questo biglietto. Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, per carità. Figaro, sono qua,
Ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Vado bruttissimo sopra il fulmine, sono i fantasmi della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, fate fortuna, fate fortuna, fate fortuna, non mancherà. La 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 la, fate fortuna, fate fortuna, fate fortuna, non mancherà. Sono il fantato della città, sono il fantato della città, della città. Ciao, si può
Che meraviglia queste arie, che meraviglia questo canto lirico italiano. E adesso proprio sfogliamo un'altra pagina importante che ci consente anche di ricordare una donna straordinaria della musica lirica, Maria Callas, perché proprio nei giorni scorsi è ricorso il centenario della sua nascita. Uno dei suoi cavalli di battaglia era Casta Diva, dalla norma di Vincenzo Bellini, e noi adesso proprio questa ascolteremo nell'interpretazione e con la voce di Anna Pirozzi. Thank you.
Una grande emozione, un'emozione diversa è quella che ci regala la grande prosa. E quest'anno noi celebriamo i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, che fu senatore del Regno d'Italia, che lavorò tanto proprio al concetto di creare una lingua italiana che fosse un elemento di unità per il popolo italiano, e che scrisse ovviamente il capolavoro che tutti quanti noi abbiamo letto, che è I Promessi Sposi, di cui adesso noi ascolteremo proprio un piccolo estratto dell'ultima pagina, di quando si parla un po' di quello che è, tra virgolette, il sugo della storia. E sarà un grande interprete e regista italiano, Sergio Castellitto, a portarci dentro questa incredibile atmosfera che rimane moderna nonostante il passare degli anni, sempre viva anche per il segno di speranza che ci comunica. L'uomo, finché sta in questo mondo, è un infermo che si trova su un letto scomodo più o meno e vede intorno a sé altri letti, ben rifatti al di fuori, piani, a livello, e si figura che ci si deve star benone. Ma se gli riesce di cambiare, appena si è accomodato nel nuovo, comincia, pigiando, a sentire qui una lisca che lo punge, lì un bernoccolo che lo preme. Siamo, insomma, a un dipresso, alla storia di prima. E per questo, soggiunge l'anonimo, si dovrebbe pensare più a far bene che a star bene. E così si finirebbe anche a star meglio. È tirata un po' con gli argani, è proprio da secentista, ma in fondo ha ragione. Peraltro, prosegue, dolori e imbrogli della qualità e della forza di quelli che abbiamo raccontati non ce ne furono più per la nostra buona gente. Fu da quel punto in poi una vita delle più tranquille, delle più felici, delle più invidiabili, di maniera che se ve l'avessi a raccontare, beh, vi seccherebbe a morte. Gli affari andavano d'incanto. Sul principio ci fu un po' di incaglio per la scarsezza dei lavoranti e per lo sviamento e le pretensioni dei pochi che erano rimasti. Furono pubblicati editti che limitavano le paghe degli operai. Malgrado questo aiuto, le cose si rincamminarono, perché alla fine bisogna che si rincamminino. Arrivò da Venezia un altro editto, un po' più ragionevole: esenzione per 10 anni da ogni carico reale e personale ai forestieri che venissero ad abitare in quello Stato. Per i nostri fu una nuova cuccagna. Prima che finisse l'anno del matrimonio, venne alla luce una bella creatura. E come se fosse fatto apposta per dar subito opportunità a Renzo di adempiere quella sua magnanima promessa, fu una bambina. E potete credere che le fu messo nome Maria. Ne vennero poi col tempo non so quanti altri, dell'uno e dell'altro sesso, e Agnese, affaccendata a portarli in qua e là, l'un dopo l'altro, chiamandoli cattivacci e stampando loro in viso dei bacioni che ci lasciavano il bianco per qualche tempo. E furono tutti ben inclinati, e Renzo volle che imparassero tutti a leggere e scrivere, dicendo che già che là c'era questa birberia, dovevano almeno profittarne anche loro. Il bello però era sentirlo raccontare le sue avventure, e finiva sempre col dire le gran cose che ci aveva imparate per governarsi meglio in avvenire. Ho imparato, diceva, a non mettermi nei tumulti, ho imparato a non predicare in piazza, ho imparato a guardare con chi parlo. Ho imparato a non alzare troppo il gomito, ho imparato a non tenere in mano il martello delle porte quando c'è lì d'intorno gente che ha la testa calda. Ho imparato a non attaccarmi un campanello al piede prima d'aver pensato quel che possa nascere. E 100 altre cose. Lucia, però, non che trovasse la dottrina falsa in sé, ma non era soddisfatta. Le pareva così in confuso che ci mancasse qualcosa. E a forza di sentir ripetere la stessa canzone, di pensarci sopra ogni volta, e io, disse un giorno al suo moralista, e che cosa volete che abbia imparato?
O io non sono andata a cercare i guai, sono loro che sono venuti a cercare me. Quando non voleste dire, aggiunse, soavemente sorridendo, che il mio sproposito sia stato quello di volervi bene e di promettermi a voi. Renzo alla prima rimase impicciato e dopo un lungo dibattere e cercare insieme conclusero che i guai vengono bensì spesso perché ci si è dato cagione, ma che la condotta più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio la raddolcisce e li rende utili per una vita migliore. Questa conclusione, benché trovata da povera gente, ci è parsa così giusta che abbiamo pensato di metterla qui, come il sugo di tutta la storia, la quale, se non v'è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l'ha scritta e anche un pochino a chi l'ha raccomodata. Ma se invece fossimo riusciti ad annoiarvi, credete che non si è fatto apposta. Grazie Sergio Castellitto, grazie. Grazie. Grazie per averci portato queste parole immortali. E adesso lo vediamo proprio scendere da questa zona del coro, che poi è lo scranno della presidenza, e raggiungere il presidente La Russa, perché ci sarà adesso una, diciamo, una sorpresa, una piccola cerimonia che è tipica degli ospiti d'onore del Senato. Come ospite d'onore il nostro Sergio Castellitto. Vorrei solo ricordare che ha vinto 2 Davidi Donatello, 3 nastri d'argento, 2 globi d'oro. Veramente è un grande orgoglio della cultura italiana. Ha scritto, ha diretto, ha interpretato innumerevoli film, davvero. Scusate la schiena, ma dobbiamo rivolgersi verso le telecamere per questa premiazione. È una premiazione, è una tradizione. L'abbiamo inaugurata l'anno scorso. Ogni anno riconosciamo ad una grande personalità della nostra identità nazionale, più che soltanto del teatro, della regia, la nostra campanella, quella che serve ad dare l'avvio o la chiusura dei lavori, sperando che con l'avvicinarsi del Natale, dell'anno nuovo, sia l'avvio di una bella stagione. La campanella, suoniamola. Grazie, grazie. Vuoi dire qualcosa poi? No, niente. È bello sentir suonare da un attore soltanto le parole di Alessandro Manzoni. È stato davvero emozionante ed è straordinario come vedere che la grande letteratura e la grande musica, perché questi artisti sono straordinari. Microfono, sono microfono. Straordinari. Vero. Ed è straordinario sentire come le parole di una letteratura che sembra del passato e una musica che sembra del passato ci parla ancora. Ci parla ancora ed ci unisce più di qualsiasi altra cosa al mondo. Grazie. Grazie a lei. Approfitto per ringraziare Milly Carlucci, la RAI, i parlamentari, i capigruppo di tutti i gruppi parlamentari che rappresentano qui oggi un'istituzione, il Senato della Repubblica, che vuole essere vicina ai cittadini. Grazie a tutti voi. Grazie Presidente, grazie a Sergio Castellitto per averci portato con tanta intensità le parole di Alessandro Manzoni. E allora adesso noi ricordiamo che qui in quest'aula, quando era Senato del Regno d'Italia, sedeva anche Giuseppe Verdi,
che è uno dei nomi italiani più famosi in tutto il mondo, che ha scritto delle pagine memorabili, e adesso noi ascolteremo proprio uno dei suoi cori più iconici, il Va pensiero dal Nabucco. Thank you.
Pagine immortali che noi continuiamo a sfogliare. L'anno prossimo, nel 2024, a 100 anni dalla sua morte, tutto il mondo celebrerà Giacomo Puccini. E adesso noi vogliamo ricordarlo con 3 arie strafamose, indimenticabili, toccanti, tratte da opere che veramente hanno fatto la storia della lirica mondiale. Vittorio Grigolo sarà Cavaradossi in E lucevan le stelle, e poi Alessandro Abis interpreterà per noi Vecchia Zimarra dalla Bohème, e Giuliana Gianfaldoni O mio bambino caro da Gianni Schicchi. Oh,
filosofi e poeti, ora che i giorni lieti fuggir, e dico addio fedele amico mio, addio. Ancora Giacomo Puccini, ancora un'aria immortale. Vittorio Grigolo, Nessun dorma. No.
Davvero un tripudio per quest'aria immortale. Grazie Sergio, mi ha raggiunto Sergio Castellitto, nuovo presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia. Quindi buon Natale e buon anno, anche buon lavoro a tutti voi. È un luogo che ha un grande passato. Il Centro Sperimentale e anche ancora oggi delle straordinarie eccellenze, quindi cerchiamo di combinare qualcosa di buono tutto qui. Sicuramente il talento italiano continua ad andare avanti. Allora io voglio ringraziare l'orchestra, i maestri, i professori d'orchestra, il coro, i nostri grandi interpreti. Davvero questa prima volta di un coro, e che coro dentro l'aula del Senato, davvero ci ha dato una vibrazione particolare. E chiudiamo con il brindisi della Traviata, non potrebbe essere altrimenti, perché sono proprio i veri auguri che vi facciamo di cuore, Sergio ed auguri. Io. Auguri, buon Natale a tutti quanti. Buon Natale davvero. E davvero con una speranza di gioia e di pace. Fuggevo l'ora
destin così.